Il Messina non finisce di sorprendere, agile, tonica e determinata la formazione di Muti che vince e vola al secondo posto a 2 punti dalla capolista Juventus davanti al Milan con pieno merito. Il Siena invece parte bene, poi si scioglie e nella ripresa subisce la maggiore pressione della squadra toscana. Per Simoni la terza sconfitta consecutiva in trasferta ed ora il film della partita. Messina e Siena si ritrovano in campionato 3 giorni dopo la Coppa Italia. Muti cambia l'intera squadra. Simoni invece conferma soltanto 4 giocatori, Mignani, Nicola, Graffiedi e Argilli. Fa molto caldo a Messina ed il gioco stenta a lievitare. La prima grande occasione è sui piedi di Graffiedi che ha tutto il tempo per mirare ma tira clamorosamente sull'esterno della rete. Risponde il Messina, Zorò al centro, Ilief di testa manda sul fondo. 33esimo, Messina in vantaggio, Coppola per Parisi, il terzino siciliano finta il cross, quindi lascia partire un grande esterno sinistro che sorprende Manninger. È un gol che merita il replay mentre vediamo l'esultanza dei giocatori siciliani e che Bui, osservatore di Lippi in tribuna, avrà particolarmente apprezzato. Ancora un replay del gol di Parisi. Passano 2 minuti ed i padroni di casa raddoppiano. Zorò è determinato e caparbio nella sua azione. Il pallone è toccato per Di Napoli, che salta al limite dell'area anche Mignani e di destro batte Manninger. 2-0. Al 40esimo il Siena accorcia le distanze. Punizione di Chiesa, Portanova colpisce di testa, Conte devia ed è inutile il volo di Storari. Come possiamo notare dal replay, Dondarini e l'assistente Cinicola hanno visto bene, la palla è nettamente entrata, ha superato la linea di porta. La ripresa si apre con la concentrazione di Muti in panchina e il Messina all'attacco. Di Napoli dopo 2 minuti calcia alto sul fondo. All'ottavo però arriva il 3-1. Di Napoli, Zampagna di Napoli, triangolo vincente ed il numero 11 giallorosso, Mancino puro, firma la sua doppietta personale ancora di destro. Flo di testa cerca di scuotere il Siena, Simone effettua 2 cambi, dentro Carparelli e Chiumento, fuori Graffieri e lo stesso Flo, ma i toscani non sono fortunati. Prima Storari è bravo su Di Donato, poi subito dopo Chiesa con un pallonetto trova soltanto la parte superiore della traversa. 28esimo, Cucciari prende il posto di Di Napoli, gli applausi sono tutti per lui, autore di una doppietta. Al 36esimo la partita si chiude, Ilief mette al centro per Amoruso, entrato al posto di Zampagna, Portanova lo tocca per Dondarini e calcio di rigore, forse un po' generoso, inutili le proteste dei giocatori toscani. Lo stesso Amoruso va sul dischetto e realizza, ma Dondarini fa ripetere perché troppi giocatori erano entrati in area. Secondo tentativo, stesso palo e gol del 4-1 sempre di Amoruso. Il Messina così vola al secondo posto in classifica. Il Siena subisce in 90 minuti lo stesso numero di gol incassati nelle prime 4 gare di campionato. Una sconfitta pesante e dopo la sosta per la nazionale a Torino ci sarà Juventus-Messina. Scontro al vertice. La linea può tornare a Roma. Dopo averti ascoltato...